On the floor of the kitchen, and I'm feeling all you not. Ain't nobody else's home, we ain't scared of being loud. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Io già me la rido. Da come avete letto dal titolo, in questo video si parla di Too Faced, che mi ha gentilmente omaggiata di 4 prodotti. Voglio fare una premessa: ho contattato io la Too Faced perché tre amiche si è passato questo contatto e mi hanno accettato la collaborazione. Per me è una gran gioia farvi vedere queste cose, soprattutto questa che in Italia ancora non c'è sta, ed è la Semi Sweet Chocolate Bar. È la sorellina della Chocolate Bar Original, quella cioccolato fondente, per capir meglio. Questa invece è cioccolato al latte ed è veramente, a parte che ha un profumo power, proprio buonissimo power. Adesso ci sarà Veronica del Vero Makeup che se la riderà perché dico sempre power. Vabbè, comunque, cioè, all'apertura davvero vi arriva un'ondata di cioccolato che è pazzesca, buonissima. E inizio proprio da lei. Questa qua è la palette esterna, insomma, è fatta in questo modo, questo color cioccolato al latte, semplicissimo, con la scritta solita Too Faced e la scritta Semi Sweet Chocolate Bar. Rispetto alle altre ho notato che sono più sottili, anche la Chocolate Bar Original l'hanno rifatta più sottile. E la parte, mamma mia, c'ho una fame assurda con questo sapore di cioccolato. La parte del retro, insomma, è fatta in questo modo, con tutti gli inci e tutto quanto scritto. Vabbè, la chiusura è magnetica e all'apertura troviamo il solito specchio con la scritta ciao, con la scritta Chocolate Bar, e tutte le cialdine. Anche questa volta stesso numero di cialde come in quell'altra, 16 cialde, 2 più grandi. Qui potete leggere, insomma, i nomi, vedere le colorazioni. Partiamo da questo che è un nero scuro, opaco. Abbiamo questo color vaniglia panna, bellissimo. Poi abbiamo questo color rosa antico cipria, veramente molto molto chiaro. Anche questo matte, strabello. Poi abbiamo questo color cioccolato, proprio lo stesso colore della palette. Questo invece che è tipo marroncino con dei riflessi violacei. Quest'altro color cioccolato, con anche qui delle pagliuzzine oro però. Questo è un rosa satinato invece. Poi da questa parte invece abbiamo un color fango molto chiaro, bellino anche questo nella piega. Un bel blu, non so se definirlo blue jeans questo. Poi abbiamo questo color caramello strabello anche questo. Un altro marroncino, questa volta satinato. Un altro marroncino però un po' più malva, insomma, strano da interpretare. Poi abbiamo un altro marroncino, ovviamente è una chocolate bar, quindi marroncini a go-go. Questo marroncino matte invece un po' più chiaro, proprio un color terra, chiaro chiaro chiaro. Questo invece che è un altro color caramello, più caramelloso, anche infatti questo si chiama caramel. Questo qua è peanut butter, ma del burro d'arachide non c'è proprio un cavolo, sembra più questo burro d'arachide, però vabbè. Poi abbiamo questo che è mille peanut butter, ma leggermente più chiaro e satinato. E questo invece che è un vaniglia satinato leggermente aranciato, anche se, cioè, davvero, lì sembra un panna, però credetemi, dal vivo è proprio più aranciato. Non so perché non rendono, cioè sembra tutt'altro. Comunque dal vivo questa palette è spaventosa, è paurosa, bellissima. Soprattutto questo rosino, che non sembra non dire niente, ma è bellissimo perché queste iridescenze rosa, arancio, è veramente molto molto bella sta palette. Sono tutti colori strascriventi, straprofumati di cacao. Ho sentito voci che dicono che arriva in Italia a settembre, ho sentito voci che dicono che in Italia non arriverà mai, insomma non lo so. Io spero che arrivi perché anche la mia mamma si è innamorata e se la vuole comprare appena esce in Italia. Sta perfino pensando di dare i soldi alla sua amica che deve partire in America, per l'America, insomma, e sta pensando di fargliela prendere a lei, talmente si è innamorata di questa. No, è davvero bella. Poi il fatto che è più sottile rispetto a quell'altra, io quell'altra non ce l'ho, ho comprato la tarocca su AliExpress, che ve la faccio vedere. Vorrei dare uno schiaffo proprio alla Too Faced facendo vedere sta cosa che non è minimamente, cioè vabbè, puzza sta cosa, non sa per niente di cacao ovviamente perché non è originale, però questa è la copia spudorata della original, e come vedete questa è grande come tutte le original, mentre da quando è uscita la Semi Sweet le hanno fatte sottili, almeno questo è quello che ho sentito nel video di Parecchi Americani. L'ho già utilizzata, ci ho già fatto un
tutorial, chiamiamolo così, nel Get Ready With Me che ho fatto. Vi lascio il link nell'info box se non l'avete visto, dove ho utilizzato per la maggior parte peanut butter, truffled, sì, questi due colori qui. Questa è la palette, mi piace tantissimo, l'ho già detto. Poi mi hanno omaggiato del Better Than Sex, il mascara, che questo è molto molto bello, il packaging esterno è fatto in questo modo, è un rosa che gli sembra più grigio ma dal vivo è molto più rosa, e lo scovolino è fatto in questo modo, non ha setole in silicone come potete vedere, quindi è molto molto morbido. E poi mi hanno regalato queste due melted che le ho utilizzate anche queste nel Get Ready With Me, quindi per chi, ripeto, se lo fosse perso mi lascio il link giù. E mi piacciono tantissimo perché sono delle tinte estremamente, anche queste, scriventi. L'applicatore è carino ma non è tanto tanto comodo per questo tipo di tinta, perché mi è difficile, almeno per quanto mi riguarda, stenderlo in questa, nella parte dell'arco di Cupido, insomma. E, però sono veramente molto molto belle, mi piacciono un sacco come sono di consistenza, di durata e tutto quanto. Le ho testate, cioè ho mangiato il gelato, ce l'avevo ancora su. Ho utilizzato questa su tutte le labbra e questa al centro delle labbra per dare un colore un po' più diverso, per dare questo effetto degradé. E niente, entrambe mi sono piaciute. Questa qua è una tonalità Melted Frosting, che è un bel rosa Barbie. Sì, rosa Barbie. E questo è un Melted Melon. E vi faccio vedere già gli swatch. Vabbè, come vi ho detto, la parte dell'applicatore è in spugnetta, che si sporca subito appena esce il prodotto, infatti quando schiacciate che esce il prodotto in questo modo. Questo è il prodotto e vi assicuro che dal vivo sono molto più accese, lì non so, non rendono i colori, però sono molto più accese dal vivo. Questo è il colore Frosting e questo è il colore Melon, è un bel arancio coralloso, bellissimo. Anche questo per l'arrivo della primavera estate è bellissimo. Sono rossetti liquidi praticamente, ecco, non tinte, rossetti liquidi. Questo era il video sulla Too Faced, spero vi abbia fatto piacere, vi sia tornato utile, non lo so, non tanto perché alla fine finché non è in vendita una persona non può neanche testarla con mano da Sephora. Spero veramente che la mettano in vendita perché, ripeto, mia madre la vuole, si è fissata adesso, gli piace un sacco, quindi si è innamorata a sta cosa che sa di cacao, che è fatta di cacao, di vero cacao, dice oh mio Dio, ma com'è possibile che sono ombretti fatti di cacao, dalla polvere di cacao? E quindi niente, se ne è innamorata, pure io, veramente, mi piace un sacco. Non vedo l'ora di sbizzarrirmi anche col blu, con questi colori un po' più freddi, insomma, vabbè. La utilizzeremo anche insieme in qualche Get Ready With Me o qualche tutorial. E niente, questo era il video, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Mua! Ciao patatini e patatini! Look, part of me, a full part of me is in love, I know we just met. But a part of you is in part of me, that's how I know it's more than just sex. I'm like, oh girl, you're my ghost girl, you take away my breath. And if I break your heart or you break my heart, then there's not a lot of heart left. And I ain't the best at this, ask my exorcist, they'd probably be glad to tell you this. Thinking that you're rebellious, you got a belly button ring but you barely is. And ain't nobody here celibate, I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you round, and that body girl is all mine. Patatini e patatine, e benvenute, ogni volta faccio così, preghiamo, oh, ok, ah, cogliona, ciao a tutte patatine, ma ancora, sentite grattare il gatto nella sabbietta, no ma tranquillo, spara pure tutti i sassolini fuori, tanto io mi diverto a pulire.